faceva prostituire i figli di 3, 4 e 7 anni. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Siracusa, che hanno arrestato 3 persone, tra cui la madre delle vittime, una donna di 43 anni. In manette è finito anche un carabiniere di 41 anni, all'epoca in servizio presso la stazione del comune di residenza della donna e delle vittime, oltre al consuocero di 46 anni. I 3 sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania. Le violenze sessuali, secondo quanto accertato dagli investigatori, avvenivano nella casa della donna e in un garage in un comune del nord della provincia in un arco temporale compreso tra il 2014, epoca in cui le vittime avevano l'età di 3, 4 e 7 anni, e il mese di ottobre 2016, momento a partire dal quale i minorenni sono stati sottratti alla potestà genitoriale della madre. Secondo la ricostruzione della procura distrettuale di Catania, la donna faceva prostituire i 3 figli ponendoli a disposizione degli arrestati in cambio di denaro. Uno dei 2 arrestati era un militare dell'arma, all'epoca in servizio presso la stazione del comune di residenza della donna e delle vittime. Le violenze sessuali sarebbero avvenute nell'abitazione della donna e in un garage nella sua disponibilità, tra il 2014, epoca in cui le vittime avevano 3, 4 e 7 anni, e l'ottobre 2016, quando i minorenni sono stati sottratti alla potestà genitoriale della madre. Le 2 sorelline sono state affidate ad una comunità, mentre il fratellino è stato dato in affidamento a una famiglia. Le indagini sono scattate dopo la denuncia per maltrattamenti e violenze sessuali aggravate presentata dagli operatori della comunità in cui erano ospitate le 2 sorelline. Secondo l'accusa, una volta fuori dal contesto familiare, in cui avevano vissuto in condizione di degrado e malnutrizione, e di carenze igienico-sanitarie, i 3 minori hanno trovato il coraggio di raccontare gli abusi subiti. I racconti sono avvenuti in maniera autonoma l'uno dall'altro, e in contesti separati. Dopo le indagini sono finiti in carcere la madre dei minori, 43 anni, Mario Schiavone, 41 anni, carabiniere, e un 46enne, consuocero dell'indagata. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia i 3 indagati hanno respinto le accuse. Il GIP ha disposto per tutti la detenzione in carcere. A far scattare le indagini, come detto sopra, sono stati gli assistenti sociali della comunità, dove erano state affidate le 2 sorelline, mentre il terzo fratello si trovava presso una famiglia. Le violenze avvenivano nella casa della donna, e in un garage della stessa. Precisamente nel periodo 2014-2016, fino a che le 3 piccole vittime non ebbero compiuto 5, 6 e 9 anni di età, poi sottratti alla madre,